Com'è cambiata la scuola, la didattica, la formazione in quest'ultimo anno? Ne parliamo in questa diretta con Andrea Cartotto, che è docente, formatore, divulgatore e anche Learning Hero, e ne parliamo con Natalia Olivieri, che è una docente di scuola secondaria di secondo grado, docente di tedesco. Benvenuti in questa prima diretta di Idee per la Scuola. Io sono Cristina Simone, sono l'ideatrice del progetto. A condurre con me questa diretta ci sarà Marcella Peverini, che è una delle nostre copywriter e anche curatrice della rubrica Strumenti per la Scuola. Adesso vediamo se ci sono i nostri ospiti e siamo pronti per iniziare. Aspetto le richieste. Ciao Andrea! Ciao, buonasera. Buonasera a tutti voi. Buonasera! Adesso allora aspetto anche la richiesta di Sì. Marcella, eccola qua. E vediamo se c'è anche Natalia. Bentrovati, bentrovate, buona domenica. Eccoci, anche Marcella. Ciao. Ciao, tanto piacere. Ciao, ciao a voi e anche a chi Ok. ci sta guardando, ascoltando. Vediamo se ce la facciamo. Sì, c'è un Ciao, po' di gente che intanto. adesso. Sì, infatti. Ciao, chi sta arrivando? Vediamo se Natalia arriva perché non la vedo ancora connessa. C'è il gap domenicale, dai, un Sì, istante infatti. domenicale. Poi Instagram fa sempre le sue alti e bassi. Allora, aspettiamo che anche Natalia arrivi, che però non vedo arrivare. Scusate questo ritardo. Il bello della diretta, se vogliamo Esatto. sottolineare gli aspetti. Allora, non so perché mi dice che lei non può partecipare. Ciao a tutti, intanto a chi c'è? Io sento un ritorno del mio audio. Anch'io in realtà, però mi sa che abbiamo tutte le cuffie Bluetooth, quindi. Confermo, da come vedo confermo. Io se volete come gentiluomo posso solo commutare a filo, ma se sentite questo diciamo che può far parte dell'assetto probabilmente. Ok, adesso no, lo sento ancora, però non fa niente. Come si sente la diretta? Chiediamo a qualche Cristina conferma spettatore, io. che sente un ritorno. Io ho le cuffie, anche voi vedo, però non capisco come mai ci sia il ritorno. Ragazzi, nel mentre scusate, ma non capisco perché Natalia non riesca ad arrivare. Ok, non Ci si sente scrivono ritorno. bene, non, esatto, non si sente ritorno. C'è ritorno. Piccolo ritorno, ma la tua voce è chiara. Ragazzi, voi siete con le cuffie? Assolutamente sì. Ok, allora io direi di andare. Natalia, non so se riesce ad entrare nella diretta. Natalia, poi ti aggiungo. Andrea, intanto grazie per essere qui, per aver accettato di partecipare
questa diretta. Noi ti abbiamo anche intervistato sul blog di Idee per la Scuola, dove ci hai raccontato tantissime idee di quello che fai, di come porti avanti la tua attività anche di formazione come divulgatore. Inizierei con il chiederti com'è cambiata la tua attività di formatore nell'ultimo anno dal punto di vista dei contenuti. Senti, la risposta che ora ti do probabilmente ti stupirà, nel senso che dal punto di vista dei contenuti non è cambiata, perché io ho da sempre lavorato in questa maniera qui. Quello che è accaduto è che in un momento pandemico, anche di confusione per certi versi, chi ha sempre lavorato come me con un certo approccio continua a farlo, ma quantitativamente con un significativo incremento. Cioè è un po' la scoperta dell'acqua calda, no? Quello che era già necessario, indispensabile e opportuno fare prima, ora è diventato mainstream, cioè è diventato, come dire, di pubblico dominio. Basta prendere un esempio lampante, se diciamo adesso, sì, guarda, ti chiamo, facciamo una lezione o una riunione a distanza, è normale. Lo avessimo detto X mesi fa, pre-pandemia, la percezione sarebbe stata, ma sarà la stessa cosa rispetto a farlo in presenza? Avrà lo stesso valore? Ecco, questa è la problematica è culturale, mi sento di dire, più che altro. Quindi, ecco, questa è un po' la sintesi della mia risposta, diciamo. Interessante che da questo punto di vista ci sia stato anche un miglioramento, se vogliamo dire così. Però se posso anche aggiungere come domanda, tu parli spesso di netiquette, di buone pratiche online e tu sei comunque un divulgatore, quindi viene anche da chiedersi come si può affrontare il digital divide e quali strumenti si possono mettere in campo per migliorare anche le pratiche di apprendimento poi delle classi e degli studenti. Dunque, secondo me, questo l'ho detto anche nell'ottima intervista, insomma, che mi avete fatto per tramite di Gabriella, che si è occupata, insomma, tra l'altro anche brave, non solo per le idee progettuali, ma per come si stia collocando, no? Idee per la Scuola in questo panorama. Se la mettiamo dal punto di vista della netiquette, che per chi ci ascoltasse, pur facendo parte del mondo della scuola, insomma, ribadiamo che è l'insieme delle buone condotte di comportamento in rete, ecco, da quel punto di vista è successo che, purtroppo per certi versi, se incrementa l'uso della rete, dovrebbe incrementare anche il rispetto della netiquette. Perché altrimenti abbiamo la falsa credenza che tutti in rete ci possano stare. Allora, diciamo qualche cosa di impopolare e diciamo che non tutti devono, per forza, stare in rete se non stanno alle regole del gioco. Quindi c'è anche questo aspetto da dirci. Non possiamo esprimere opinioni orizzontali, sempre. Io non parlo di sanità, perché non ne ho le competenze. Parlo di scuola. E se ho bisogno di consigli sugli pneumatici, mi rivolgo al gommista. Questo è un po' l'assetto che dovremmo osservare nella nostra vita. Non tanto perché ci sia una regola o una punizione o una sanzione, ma perché ci dovrebbe ispirare il buon senso. Ecco a cosa serve la netiquette. Quando io ho ideato il Galateo di Mister Internet, che poi è diventato un progetto nazionale di educazione civica digitale, l'ho ideato in un tempo, in uno spazio-tempo, in cui la pandemia non la potevamo neppure prevedere ed era già necessario. Figuriamoci ora. E chiudo dicendo solo che due azioni che invece dovrebbero arrivare, molte regioni sono in zona rossa, alcune in zona arancione e così via, due azioni richiedo da tempo, l'ho detto anche in sedi istituzionali. Un intervento politico sul digital divide, politico, voglio un tavolo tecnico, al Ministero in altra sede, dove siedano gli Internet Service Provider, che sono quei tali che ci danno connessione, vediamo se è possibile individuare un accesso alla rete a un prezzo calmierato, rendendo la rete accesso universale, veramente per tutti. E poi cerchiamo di capire come agevolare, come supportare le famiglie che lavorano e hanno i figli che devono fare didattica a distanza. Tutto il resto è fuffa, cioè è pura demagogia. Per dire non è scuola, non è questo, non è quello. Con questi due interventi,
toglieremmo le scuse e allora poi ci si potrebbe focalizzare sulle problematiche e sulle soluzioni. Andrea, tu hai anche sviluppato il Galateo della DAD, quindi della didattica a distanza e della didattica digitale integrata. Come ti è venuta questa idea e diciamo, qual è l'obiettivo che hai con questo strumento? Allora, parto dall'obiettivo che era ed è quello di mettere un po' d'ordine. Cioè anche la didattica a distanza, come qualsiasi altra attività, non si può improvvisare. Ma vi faccio un esempio veramente da due soldi. Lo faccio a chi ci ascolta ed è magari genitore. Chi ci ascolta è genitore e lavora, non affronterebbe mai un importante colloquio di lavoro, un appuntamento importante con lo smartphone. Ora, il nostro contesto adesso è diverso perché è la piattaforma, cioè è Instagram che richiede l'uso del dispositivo mobile. Per cui, ma se noi chiediamo ad un adulto, ci direbbe no, no, la mail al medico, il colloquio tal dei tali, no, cerco di farlo a casa, in un momento tranquillo, con il computer, eccetera. Perfetto. E allora perché la lezione scolastica si fa con un telefonino con la prima cosa che capita? Perché? Che cosa cambia? È sempre lavoro. È un lavoro di studio per i ragazzi. Quindi anche lì bisogna mettersi d'accordo. Dare ordine vuol dire ribadire che alcune regole sono uguali per tutti. Che siccome cambia il modo con cui si fa lezione, non è vedendo o non vedendo o incrociando costantemente gli sguardi di un alunno che io possa fare una buona o cattiva lezione. Perché se non li vedo, ripenso al metodo con cui la lezione la vado a svolgere. E che dobbiamo dircele queste cose. Perché altrimenti si presta al fianco a chi didattica a distanza, diciamo non l'ha fatta nel tempo, ma ha usato strumenti di ripiego. Ma io conosco un sacco di amici e colleghi che hanno lavorato il quadruplo. E si, come i miei capelli peraltro testimoniano, non è un riflesso quello che si vede. Cioè, vorrei dirvi insomma che ricordi Lady Gaga, ma purtroppo non è così, non è biondo platino. E chiaramente ogni 3 giorni ne invecchio 6. Però il punto è che se adesso c'è da fare questo, perché bisogna fare altro? Cioè, siccome questa adesso è l'unica risposta da dare, e perché non renderla la migliore risposta? Non capisco questa demagogia, questo tourbillon di informazioni, di rimpiattini, no? Ma le manifestazioni. Capisco solo il punto di vista dei ragazzi. Capisco la loro volontà di essere empatici, di essere vicini, e lo rispetto. Ma non rispetto una manifestazione, una presa di posizione così, come dire, a prescindere da tutto, perché comunque abbiamo anche una situazione italiana complessa e non possiamo fare finta di nulla o come dire affidarci a complotti. Dobbiamo fare queste riflessioni, secondo me. Andrea, intanto leggo qualche complimento qui che ti stanno facendo. E grazie. Se avete delle domande da fare ad Andrea, ovviamente scrivete qui nei commenti, così le leggiamo e le facciamo ad Andrea. Potete anche lasciarci dei cuoricini in questa diretta. Ti chiedo un'altra cosa, Andrea. Tu parli di una lezione che diventa anche una sorta di ricerca di condivisione, ovviamente non soltanto collegata alla parte didattica, ma anche alla parte, diciamo, di relazione. E parli anche di una serie di competenze trasversali che devono avere oggi i docenti. Secondo te quali sono le competenze fondamentali oggi richieste ad un docente? Utilizzo, cosa che faccio di rado, una espressione inglese che però ci fa capire meglio di che cosa si parli. Credo che a scuola, ma anche al di fuori, occorrano le cosiddette soft skills. Per chi mastica poco, la questione soft lo sappiamo perché è scritto anche sulla carta igienica, quindi credo che su soft non ci siano dubbi. Mentre potrebbero esserci dubbi su skills, che è, diciamo, in traduzione, no, competenze. Allora, se io lavoro con il digitale oggi, io non devo essere un tecnico informatico, né posso avanzare quella scusa lì. Cioè, quelle scuse lì, ma faccio un altro lavoro, sono con il correttore. Cioè, tutte le scuse che ci possiamo dare vanno evitate. Quando ho un dubbio, tra l'altro leggo una domanda poi alla quale vorrei rispondere se sì, me lo permetti. Assolutamente. Quando ho un dubbio, mi formo su quel dubbio, ma non mi formo andando a ricercare su Google, ho un dubbio, invio.
clic sulla lente. Anche perché Google, così lo diciamo in diretta, non restituisce i risultati per pertinenza, che vuol dire risultati giusti, ma i risultati popolari, che è un'altra cosa. È proprio un'altra cosa. Per cui, voglio dire, le soft skills sono queste. Capire quando devo cambiare l'obiettivo. Capire che ogni contenuto è diverso. Io vi posso prendere tonnellate di lezioni che ho scritto a progetto, le stesse, ne ho fatte 20 diverse, sugli stessi contenuti. Come mai? Perché cambia il capitale umano. Perché la scuola di Barbiana insegna santa pace. Perché se si è educatori, non si legge, voglio dire, Ibra. Perché al netto del tifo, voglio dire personale, mi rivolgo a uno sportivo se parlo di sport. Se parlo di scuola mi rivolgo a chi è stato educatore. E prima di spiegare la matematica a Marietto, io devo conoscere Marietto. Per cui non può mai essere la stessa lezione. E devi anche conoscere la matematica. E devo, implicitamente devo anche conoscere la materia. E tu hai ragione. Tu hai ragione, perché io parto infatti dal presupposto, se no dobbiamo fermarci, che la competenza, quella lì, sia implicita. Se no, cade tutto. Marcella, prima di passarti la parola, leggo due domande molto interessanti che sono arrivate. Intanto aggiungi del blu, che dice concorda sulle tue, sul fatto delle soft skills, che stavi appena dicendo prima. Poi c'è una domanda che forse avevi già visto, però mi piace molto, mia omonima Cristina, che dice come coinvolgere i colleghi più restii e ansiosi verso il digitale. Molto interessante questa domanda. La domanda è bellissima, è proprio quella a cui volevo rispondere ed è quello che faccio tutti i giorni nella mia vita. Perché l'altro punto su cui ragionare è che forse non è ancora ben chiaro che vita e lavoro, se tu sei in un certo modo, sono la stessa cosa. Non in termini di quantità, però non puoi fingere durante la professione, anche perché se fingi poi viene fuori. Quindi se tu metti nella tua vita come nell'insegnamento, nella nostra stanza su Clubhouse, dove mi avete ospitato e mi ha fatto un grande piacere, torneremo, penso, a parlare da quelle parti, certo, lì. Io ho detto, ho parlato delle tre E, che sono empatia, entusiasmo e esempio. Se io arrivo davanti a un collega a fare un corso e comincio a parlare in inglese, parlo di tecnicismi, clicco velocemente, gli faccio vedere le cose perché io le so, i colleghi non vogliono, si suppone che se tu ti trovi lì in un ruolo, tu quelle le sappia fare. Quello che è difficile è chiederti, ma come lo spiego ai colleghi meno? Se io parlo ad un maestro, non posso fare un esempio che farei a un insegnante delle superiori, secondaria di secondo grado. Perché allora vuol dire che hai studiato la lezioncina e allora non fare il formatore, fai un'altra cosa che è meglio. Perché il formatore, quando è a contatto con chi ascolta, è con chi ascolta. Io faccio sempre la battuta, non essendo alto, ma qua in diretta è sublime, siamo tutti seduti, quindi posso essere come vogliamo, però non essendo un metro, la battuta che io faccio sempre è, bene, visto che non me lo permetterebbe neanche la natura, allora cominciamo a non creare nessuno scalino. Io sono con voi, sono tra voi. E la nostra è una chiacchierata. Io dico sempre, quando faccio lezione, nei miei corsi dico, queste sono chiacchierate digitali ai colleghi. Riflettiamo, interrompiamoci, discutiamo. La competenza ti serve quando c'è l'obiezione sciocchina. Perché di fronte all'obiezione sciocchina, allora te l'argomento con la competenza. Dici, ma non si potrebbe fare lezione solo al parco, prendere un libro e leggere Seneca? Non potremmo solo fare così? No. Facciamo un insieme di, cioè scopriamo l'arte, usciamo fuori, la scuola outdoor è di nuovo un tema interessante, però bisogna dare delle risposte, non si può improvvisare. Non si dice, non lo so. Ma ho letto così. Se hai letto così, non parlarne al corso, a lezione. Prima te testalo. Verifica, poi se ne parla. Leggo un'altra domanda, poi ti passo la parola, Marcella. C'è un'altra domanda che era stata fatta anche da un'altra Cristina. Allora, cosa rispondi ai tuoi colleghi, chiede Cristina Macca, che raggiungono che ritengono la DAD di serie B? Tre motivi per cui secondo te non è di serie B la didattica a distanza. Bello che queste domande siano spontanee, perché mi prestano il fianco tantissimo alle risposte che ho nel cuore. Allora, risposta 1,
guarda, si risponde con una controdomanda, e avresti un'altra proposta? Cioè, di fronte all'obiezione, no? Sulla didattica di Sven, hai un'altra proposta? Proposta seria, che non voglia dire, ma proposta seria. No, ok, siccome un'altra risposta non si può avere, dici, sì, torniamo tutti in presenza, con delle paratie in plexiglass, con uno spray in mano. No, risposte serie. Allora, poi, seconda risposta. Sì, fa tanto bene ai ragazzi, perché i genitori si sono resi conto, e io lo sapevo già perlomeno, che i ragazzi non sono competenti digitalmente, ma sono rapidi. Rapidi. Come si mette in difficoltà un ragazzo di prima media, secondaria di primo grado, a dire, mi fai vedere come si crea un account? Nella migliore delle ipotesi sa cosa voglia dire account. Nella peggiore delle ipotesi non sa da dove partire. Perché io ti sfido sul mio terreno. Non ti ho detto fammi vedere come vai su TikTok. Io ti ho detto creiamo una mappa concettuale, una mappa mentale. Creiamola insieme. C'è un processo da seguire? Sì. Per esempio, una risposta, questa operativa, come piace a me. Un collega la settimana scorsa mi ha detto, ha degli allievi che fanno delle belle mappe a penna, con il pennarello. E io ho detto loro, belle, belle, anzi, vanno non solo incentivate, ma digitalizziamole perché rimangano nel tempo. Però ho anche detto un'altra cosa, ho detto, il fatto di far creare quella stessa mappa in digitale fa sì che anche l'alunno disgrafico, che abbia delle difficoltà a scrivere, o che scriva male o che si vergogni, sia come tutti gli altri. Ecco perché non è di serie A o di serie B, perché è di serie E basta. Perché se io dico a 20 ragazzi facciamo una mappa così, non ti dico perché, fatela. E automaticamente ho aiutato chi è più in difficoltà, e se tu sei veramente uno di quelli che eccelle, dimostramelo. Ti sfido sul tuo terreno del 2021, dimostramelo. Cioè, vuol dire che mi farai il top del top. Siccome non è mai così, ve lo dico per... cioè, la percentuale è bassissima, di chi sfidato sulle competenze digitali poi si distingua, allora vuol dire che forse può essere la via. Me ne chiedevano 3, ne ho date 2.5. La terza risposta è perché è ora che si elevino anche le competenze digitali dei docenti. Cioè, a me, grazie a Dio, non è mai successo. Cioè, ringrazio per la... mi sembra di essere a Miss Italia, per cui ora dovrei anche rispondere sono per la pace nel mondo, no? Però, oltre a questo, è ora che si elevino le competenze digitali dei docenti, perché, ripeto, a me non è mai successo, grazie a Dio. Sempre avuto i corsi pieni e i colleghi hanno sempre aderito in massa da sempre. Mi ricordo di qualche collega bravo, dove in tempi non sospetti, iscritti 0, 3. Poi... magari era meno empatico di me, mille variabili, non ci interessa neppure quel tema lì. Però arrivare nel 2021 a rincorrere le competenze digitali, ecco perché poi mi dici che la DAD non funziona, eccetera, perché quello che impari in un anno ma esiste da 20 e non avrà la stessa maturità di quello che hai imparato 20 anni fa. Quindi o ti dai tempo o eviti di sputare nel piatto che peraltro ti serve per mangiare. Hai toccato tantissimi temi che a noi di Idee per la Scuola sono molto cari. Hai toccato l'aspetto dell'empatia e della relazione che con la didattica a distanza ha alti e bassi. Hai toccato il tema dell'inclusività che, come abbiamo visto dalle varie storie di Idee per la Scuola, è un aspetto che ricorre spessissimo e tantissimi insegnanti ci dicono che hanno avuto degli ottimi riscontri con i ragazzi che hanno più difficoltà. E poi hai fatto un passaggio in più relativo alle competenze degli insegnanti, dei docenti. Tu sei anche un divulgatore e hai un canale YouTube molto seguito, e quindi ti chiedo come integri YouTube nella formazione? Allora, aggiungo a beneficio di quanto tu stai osservando che io sono in qualche maniera già con la mentalità orientata in un certo modo, perché lavorando anche sulla formazione per adulti, oltre al resto, ed insegnando anche le dinamiche del web e del web marketing, che poi è comunicazione, basta applicare lo stesso metro alla scuola. Lo stesso identico metro. Un canale YouTube non è frutto di faccio un video e lo pubblico. Magia. Non è quello. Canale YouTube ha del lavoro prima, durante, dopo. C'è lavoro dietro questa diretta, perché
chi la organizza manda delle scrupolosissime email anche ai relatori, anche agli ospiti, informando scrupolosamente su quello che sarà il tema. Ogni professione si fa con un immenso scrupolo. È che YouTube è mainstream, per l'appunto, cioè si rivolge al grande pubblico. Per cui allora che si fa? Per dimostrare che su YouTube non ci sono solo le stupidaggini, per cui bisognerebbe forse cominciare a dire ai ragazzi di andare, come dire, a tenersi lontani da un certo tipo di popolarità, di falsa popolarità, su YouTube può essere veicolata anche la scuola? Io dico di sì. Infatti quando il canale è nato e ora veleggia verso i 4.000 iscritti, insomma siamo a oltre 3.600 e fischia, io nel canale non faccio altro che pubblicare quello che, in maniera più estesa, farei in classe. Lo stesso linguaggio, il metterci la faccia, cioè non mi cambia niente. Ecco perché forse non lo vedo un gravame sulle spalle, perché io non devo inventare niente. Non devo fingere di essere chi io non sia, non devo fare qualcosa che magari non è alla mia portata, per cui ho bisogno di prima di parlare ho bisogno di fare una mia opinione. Mi confronto, rispondo ai commenti su YouTube. Ho dei ragazzi, mi fanno troppo ridere, mi seguono anche dei ragazzi, io spero sempre che abbiano i 14 anni, che è il target per il consenso digitale medio in Italia, che mi scrivono, perché vuol dire che YouTube i ragazzi lo guardano. E allora occorre cominciare a toccare anche delle piattaforme che siano vicine alla loro realtà. Sì. Ecco perché. Dici, no, ma io lo faccio su TV 2000 e non faccio quindi una pubblicità verso un'emittente. L'ho nominata assolutamente a caso, senza alcun giudizio di valore. L'ho nominata per non nominare classici circuiti Rai e Mediaset che tutti conoscano. Quindi proprio la prima che mi è venuta in mente, così, di pancia. Sì. E se mi dici che l'emittente ha milioni di ragazzi in età scolare che la guardano, è il mezzo giusto. Hai ragione. Già ho riserve, per esempio, su TikTok. Cioè, ho riserve perché TikTok comunque ha ancora dei pro e dei contro. Per quanto molto frequentata dai ragazzi, non va bene per la scuola, a mio giudizio. Però, dici, nel 2050? Non lo so. Aspettiamo le evoluzioni, non lo so. Sì, sono due modalità diverse. Sicuramente YouTube adesso, ad oggi, è la nuova televisione. Tutte le persone la guardano non soltanto per la musica, ma proprio per i contenuti informativi di divulgazione che ci sono. E infatti proprio per questo volevo chiederti, secondo te YouTube, e quindi anche i video di divulgazione, è utilizzabile oltre che come integrazione più come approfondimento o come affiancamento alle lezioni quotidiane? Entrambe le cose. C'è una metodologia didattica che di nuovo non nasce ora, qualcuno magari lo pensa, spero di no, che si chiama Flipped Classroom, che è la classe capovolta. Prima che qualcuno pensi che si prendano dei minori e si appendano per i piedi, no, perché a volte c'è anche questa cosa. Allora, la lezione capovolta è, da spiegare, molto semplice. Quando la faccio così semplice mi rendo conto di sembrare Alberto Angela, però un po' mi piace. Quindi il tema è questo. Classe capovolta vuol dire che io sul canale YouTube, tra l'altro anche quella, lo aggiungo, ha delle regole. Cioè non si improvvisa neanche la capovolta. Mistero. Sì, regola banale che i video, stando almeno ad alcuni autorevoli esponenti, quali la Khan Academy, che è riferimento a livello mondiale, quindi se vuoi saperne di più, guardi Khan Academy e non guardi mio cugino, che fa un altro mestiere, i video non dovrebbero superare i circa 10 minuti, perché l'apprendimento sulla lunga durata non funziona. Allora io, oggi, stamattina, faccio lezione, che sia a distanza o in presenza. Per domani immagino di fare una lezione capovolta, per cui ti invito, anche in un altro momento rispetto alla lezione, a consultare un video, che ancora meglio sia un video autoriale, cioè preparato da me, così so esattamente cosa ti dico, perché e per come. L'indomani, avendo già, come dire, appreso le nozioni in autonomia, capovolgiamo, perché invece che effettuare una spiegazione io sto in ascolto. E ci sono diverse tecniche, lo dico ai colleghi, a chi ci ascolta, c'è la tecnica dei punti di forza e dei punti di debolezza, che vuol dire far lavorare 4-5 ragazzi insieme a gruppi,
prenderli singolarmente, e nel momento in cui poi abbiamo questi 5 punti di forza, 5 punti di debolezza, o si innesca un dibattito, capiamo immediatamente se il video è stato visto. Con domande a Certo. tema capiamo se l'informazione è stata acquisita. Capiamo un sacco di cose. Capiamo un sacco di cose. Ecco, questo può essere un primo. Ecco perché dico, non può essere una lezione trasmissiva. Deve No, no. essere un insieme di questo. Allora, scusatemi un attimo, c'era Natalia che intanto dice di aver problemi con l'app di Instagram, per cui qualcuno che mi chiedeva di aggiungere Natalia non dipende da me, ma ci ha scritto tra i commenti che ha dei problemi con l'app di Instagram. Quindi mi dispiace Natalia se non sei riuscita a partecipare. Andrea, ti leggo un'altra domanda molto interessante che è arrivata da Emanuela Volentieri. che dice. Come far passare il cambio di mindset per i docenti? E come far capire che i ragazzi vanno messi al primo posto? La domanda è bellissima. Adesso, per esempio, prendo spunto anche da questa domanda, no? Per quanto ci dicevamo prima. Se io andassi a dei colleghi che non conosco digitalmente, meno avvezzi, no? A parlare di mindset e soft skills, scapperebbero. Se ne parlo con questi termini. Però mindset è esattamente sinonimo, voglio dire, la traduzione poi di attitudine, no? Di mentalità. Diciamo che cambio di passo va fatto, cioè il mindset, che è proprio il nostro approccio, va attuato qualunque sia l'età dei ragazzi che abbiamo davanti. Provo a legarmi a questa domanda, no? Spero di dare a chi la, a Emanuela, giusto? La posta. Sì. Allora, se noi dessimo ai ragazzi, ma anche a noi stessi, come dire, l'abitudine ad avere il pensiero laterale, che è quella forma di pensiero per cui parliamo di storia, ma lo posso ricollegare ad internet, ma lo ricollego a matematica, poi lo ricollego a un esempio di vita vissuta del papà di un ragazzo, che poi ricollego a bomba storia. Cioè, questo intersecare le informazioni aiuta ad avviarlo questo cambio di mindset senza nemmeno dirlo, per certi versi, no? Posso parlare degli egizi in tutti i modi, però banalmente un esempio quale può essere? Vedere se posso fare una visita guidata in digitale del Museo Egizio di Torino, per esempio. E mentre ti parlo di questo, posso parlare di Torino. Torino si lega a Cavour, Cavour si lega alla storia del nostro paese. Eccolo qua. Eccolo qua, cioè, l'assetto, diciamo, è un pochettino questo. Scusa, mi ricordi il punto d'unione della domanda di Emanuela? Lei legava il mindset a. Allora, aspetta che la recupero perché ero un po' su. Come far passare il cambio di mindset per i docenti e come far capire che i ragazzi vanno messi al primo posto? Allora, ho risposto e sono contento. La seconda parte della domanda, credo di averla affrontata quando ho citato la scuola di Barbiana, no? Il caso di Don. Voglio dire, non leggo un qualcosa in cui io non creda, no? Per cui, per esempio, in ambito tecnologico-educativo, a me piace molto il filone della scuola di Barbiana Don Milani, così come mi piace molto la figura di Adriano Olivetti, tanto che ne parlo anche ai ragazzi. La scuola, la comunità, il senso di partecipazione, eccetera, eccetera. I ragazzi sono al centro se tu li tratti come tali. Banalmente, una lezione, un tema è: come state, ragazzi? Come stai, Luca? Chiamarli per nome. Fare riferimenti ai loro esempi. Molte volte, a volte capita, abbiamo lezione anche al pomeriggio e chiedo loro: allora, com'è andata la mattinata? Chi mi racconta? Successo questo, questo e questa. Ah, ok, ma sei rimasto soddisfatto? Sì, no, boh, e cominciamo a chiederci il perché. Sei contento? Cos'è che ti preoccupa? Cioè, sono queste le riflessioni. A me capita tantissimo e mi fa sempre un piacere immenso che ci siano tante ragazze che si confidino. Sentito che io non, cioè, non sono una donna, palesemente, per via della barba e altre questioni. Per cui, però, mi capita,
dalle questioni di cuore a cose un pochettino più delicate. Una ragazza un giorno mi ha fatto vedere, c'è una cosa che le confido, però l'ho già raccontata, no? Per dire quanto si leghino le cose, dovevamo parlare di tutt'altro, però dice, ne ho già parlato con chi di dovere, però le volevo far vedere, ho fatto una cosa molto sbagliata e aveva dei tagli sul braccio, no? Fortunatamente in forma lieve e così via. Ecco, la mia preoccupazione non era tanto il discorso di, ma era capire, ma come mai hai sentito questa, cioè, prova a raccontarmi, raccontami. Perché mi sento insicura, ho questa problematica. Ho capito. Proviamo a vederla in un altro modo. Ascoltami. Oppure anche, guarda, sono un uomo. So problemi di cuore, questioni analoghe. Guarda, sono un uomo. Lascia stare, sia un po' atipico, però così ti do anche un altro punto di vista. Cioè, ce la possiamo giocare sull'età, però... E quindi questo, allora, ecco, al centro. Ti leggo un'altra domanda, poi diciamo andiamo verso la fine perché sono le 18.52. Una domanda che ti avrei fatto io, quindi Emanuela mi ha in qualche modo anticipato, perché dice: come far capire ai docenti, e questa è la domanda secondo me, che la DAD non è solo qualcosa da subire, ma può diventare un'opportunità? Bellissima domanda, Cristina, da parte tua e da parte anche di Emanuela, se ho capito bene. Allora, intanto perché non è tempo perso. Cioè, se qualcuno crede che questo sia uno scherzo, forse non ha capito niente. Se qualcuno crede che sia tempo perso, non ha capito niente. Se qualcuno crede che si potrà tornare indietro, non ha capito niente. Perché il mondo è sempre più digitale. Nel mondo ideale non ci sarebbe dovuta volere una pandemia. Ma vista la tristezza del momento, almeno fare tesoro degli errori. Uno. Seconda cosa, raccontiamoci quello che vogliamo, ma copiano, fanno quello... Ci sono degli aspetti di controllo che a distanza possono sfuggire, no? Sarebbe presuntuoso dire non è vero niente. Sì, ma come glieli prepari i compiti? Cioè, forse perdi più tempo e valuta verifiche più brevi, il cambio di approccio, compiti complessi dove loro debbano creare. Tu puoi copiare quello che vuoi, ma mi copi i contenuti, non la parte creativa. Cioè, se io ti chiedo, sì, allora, l'anno dell'Unità d'Italia, a cosa la si deve? Perfetto, ma sì, ma copi, cambi le parole. Ma se io ti chiedo, scusa, qual è stato il principio ispiratore di questo? Qual era il modo di pensare di chi ha? Ti cambia tutto, ti metto in crisi con niente. Cioè, c'è anche questo tema. Come potremo dire se e quando si attenuerà tutto questo? Come potremmo dire, vabbè, ora torniamo alla normalità? Questa è normalità. È una normalità in un contesto di emergenza, di difficoltà. E allora chi ha questi dubbi vada a immaginarsi il lockdown o vada a immaginarsi la scuola senza internet. Poi ne parliamo. Quello sarebbe stato un grande problema. Avere l'homeschooling vecchia maniera. Quaderno, la nutrice... il supporto non di internet, telefono dai balconi, quello sarebbe stata una problematica, essere proprio lontani per forza. Però come si può con onestà intellettuale dire il contrario? Dai. Un'altra domanda. Vai tu, poi leggo un'altra. Vai tu, Marcella. Ok, no, in realtà la domanda che volevo fare io si lega anche alla domanda che è arrivata, no? Che si parla di relazione, di come creare comunque e mantenere un rapporto con i ragazzi anche a distanza. Natalia, che non c'è, ha fatto un lavoro fantastico con Padlet, creando uno spazio in cui la sua classe potesse in qualche modo sfogare anche le emozioni nei momenti più difficili del lockdown. E io ti chiedo invece dal punto di vista tecnico, secondo te com'è possibile creare dei luoghi sicuri o delle modalità sicure in cui le classi possano parlare, confrontarsi con il docente o la docente? Allora, intanto è bene utilizzare qualunque sia il programma, che poi è l'applicativo web, perché programma è più qualcosa che si installa. Anche nel linguaggio c'è molto da fare, no? Perché le parole giuste nel giusto ordine, Paolo Borzacchiello, neurolinguistica, sono la chiave della vita. E allora, se già ti trasmetto certe definizioni, aiuto.
Le lezioni a distanza si tengono via web, con un applicativo web, e quelle stanze lì è bene che abbiano sempre la vigilanza di un insegnante e di un adulto. È possibile eventualmente creare degli spazi che però allora, ecco, mi spiace non ci sia Natalia, nel senso che al posto di Padlet io avrei menzionato Wakelet, che si scrive Wakelet, peraltro ho realizzato un videocorso proprio di recente su questo, perché fa quello che fa Padlet, cioè creare bacheche collaborative, condivisibili, eccetera, però senza i limiti che Padlet attualmente ha. Quindi supero il numero di bacheche da poter creare, eccetera, eccetera. Allora, quello può essere un sistema. Un altro sistema può essere quello di utilizzare delle lavagne collaborative, whiteboard.fi, piuttosto che la Google Jamboard, piuttosto che Google Documenti o un qualsiasi altro applicativo magari che possa lavorare in cloud, sulla nuvola, mentre ci siamo tutti. Io vi lascio scrivere, vi do modo di, io vigilo, non devo necessariamente intervenire, però vedo cosa viene scritto. Sul lasciarli da soli su applicativi classici per la lezione sincrona ho qualche dubbio. Cioè, allora ci sono risorse come EduMeet, Jitsi, che sono risorse che fanno parte del software libero, cioè che non hanno una profilazione, non trattengono dati da parte dei ragazzi, che possono essere una valida scelta. Poi tutto è pericoloso se usato male, tutto è sicuro se usato bene. Non esiste uno strumento perfetto, però esiste il controllo che noi possiamo fare. Andrea, una cosa che... scusami Marcella, volevi dire? Vai. No, volevo semplicemente dire che c'è bisogno di consapevolezza sia da parte delle classi che dei docenti. Andrea, siccome siamo in fase proprio di chiusura, allora Cristina Matt che dice... Difficile trovare questi momenti durante una lezione online, ti ritagli del tempo in fondo? Durante la lezione online, comprendendo che ci sia anche da lavorare in un certo modo, già lì si può a spot, voglio dire, inserire alcune di queste attività, no? Vedi la scrittura collaborativa. Questo è l'esempio più clamoroso, anche con le webcam spente, perché in Italia, così ce lo diciamo una volta in più, il tipo di connessioni delle famiglie non consente con qualsiasi piattaforma in maniera equa e equilibrata di avere ste benedette webcam accese. Non bisogna guardare il proprio orticello. 20 alunni con la fibra, un insegnante con la fibra, non funzionano come 19 in un modo e un alunno in collina, che magari ti dice anche la verità quando ti dice non la posso accendere perché non ce la fa. E tu lo devi sapere che in Italia esiste una problematica di banda. E allora adotti quei meccanismi lì. Oppure, a chiusura, fai delle attività asincrone, che è la bacheca collaborativa, un'attività che può essere la flipped classroom, eccetera, eccetera. E le integri pian pianino, cioè a fianchi. Ok, Andrea, allora l'ultima cosa che ti chiedo, così poi chiudiamo, e ti chiedo di essere brevissimo. 15 secondi, il tempo di una storia su Instagram... Vai. Come ci sia, vedi perfetto. Il docente del futuro? Come lo vedi? Lo vedo entusiasta, lo vedo empatico, lo vedo però con il dovere di essere di esempio e il dovere di avere competenze digitali mature, oltre al dovere di dire e di dirsi che più tanto indietro non si torna, punto. Bellissimo, io mi trovo totalmente d'accordo, soprattutto con la parte che hai detto di avere delle competenze digitali. Io, Andrea, ti ringrazio tantissimo per aver partecipato, per tutto il contenuto e le informazioni che ci hai dato in questa diretta. Ringrazio Marcella che mi ha accompagnato. E vi dico di continuare a seguirci qui su Instagram e anche di leggere sul nostro blog Idee per la Scuola, dove ogni giorno condividiamo tantissime idee per migliorare la didattica e anche per immaginare come sarà la scuola del futuro. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie, ciao a tutti, grazie. Buona domenica e grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ciao, ciao a voi. Ciao. A voi.